Tu potenzialmente potresti iscriverti e diciamo diventare lavoratore per 4-5 aziende di consegne e poi queste login teoricamente potresti darle a qualcuno che magari non... è una cosa potenzialmente fattibile. Io ormai dopo un anno e mezzo che lavoro mi sono un po' abituato. Questo lavoro ha tanto a livello fisico, ma è tanto mentale, per la concentrazione, per a volte anche la noia, perché stai 7-8 ore ogni giorno. Dici, la media è quella, io faccio 7-8 ore di media, a settimana sono all'incirca 50 ore. Okay. Per me 50 ore ho un guadagno positivo, okay, senza esagerare. Poi, ovviamente il limite giornaliero si può anche superare. C'è qualcuno che arriva anche al limite di 13 ore al giorno, sì, esatto, e non esiste un limite messo diciamo dall'applicazione. A parte le 13 ore, che è il limite, oltre comunque non si potrebbe fare, quindi certo, sono già tante. Fino a 13 ore tu puoi farle, quindi diciamo non c'è nessun vincolo, che diciamo è anche legato a quanti chilometri hai già fatto durante la giornata, sì, e quindi l'applicazione ti dice no, guarda, attenzione, stai esagerando. Non c'è questo, quindi fino a 13 ore ti danno la possibilità. Poi effettivamente chi fa 13 ore in bicicletta sono pochi, cioè non però ci sono. Stiamo comunque sempre parlando di 13 ore lavorative, che comunque fai in mezzo al traffico, fatica, in situazioni. La fatica può essere una cosa relativa, ma il tempo che impieghi è quello. In termini invece di copertura sanitaria, metti che sfortunatamente hai un incidente. O che altro, sei coperto, allora, da qualche assicurazione? Ora l'assicurazione, anche a detta loro, non è poi così forte, quindi è una copertura debole. Se non stiamo almeno oltre 3 giorni in ospedale, okay, se non sbaglio, non ti paga. Io ho paura a volte dietro di me, certo, se non ho una luce dietro, più paura dietro che davanti, perché davanti vedo, dietro no. Chiaro. Devono vedermi, poi tu dirai, ma c'hai lo zaino grosso, c'hai il giubbotto magari che si vede perché ha un colore bello appariscente, però non basta. Certo. Sarebbe, penso, corretto in un mondo normale che se tu fai un incidente, stai 8 ore in ospedale e poi stai 15 giorni a casa, quei 15 giorni, per infortunio, in qualche modo tu possa, diciamo, sopravvivere in quel periodo. Certo. Le pavè, le buche, la sera poi spesso le buche quando piove non le vedi perché sembrano pozzanghere. Certo. E ci sono ogni tanto dei buchi che veramente, certo, dico, cavolo, se ci entro dentro e non la vedo. Io sto attento anche per questo motivo, perché so, certo, che non ho ancora una sicurezza da questo punto di vista. Spero che ci siano delle possibilità in futuro di migliorarle queste cose, ma per me, ma per tutti gli altri. Cioè, chi è che non vorrebbe una tutela da questo punto di vista? Io ho almeno un risarcimento. In questo momento non è così. Ci vorrebbero sicuramente dei corsi, perché ci sono molti rider che non hanno senso dello stare in strada, ok, ma proprio a livello di educazione, ok, non hanno molto rispetto. Ci sono dei momenti in cui uno dice, cavolo, devo fare questo percorso, cerco di stare attento. Se invece, certo, vai sparato e semafori sul marciapiede, sei nel torto totale, perché non hai rispetto di te stesso e degli altri. Tu adesso dovessi darmi la tua credenziale, io potrei lavorare al tuo posto in questa giornata? Se io ti dessi le mie credenziali, tu potresti fare il login sul tuo telefono. È così, ti do i dati, tu potresti accedere al mio, okay, profilo. Se c'è qualcuno che fa così... È chiaro, è che sarebbe un dolo, perché... A parte che succede un incidente, poi è un bel casino, perché la persona che fa l'incidente non è la persona che dovrebbe lavorare. Se l'azienda comunque ti dice che è vietato, se ti becca a fare una cosa del genere,
ti blocca. Però diciamo potenzialmente diciamo non c'è questo tipo di controllo, cioè può emergere in caso di un dolo, una segnalazione, esatto, o che altro. Di qualche ristorante o qualche però cliente, tu potenzialmente potresti iscriverti e diciamo diventare lavoratore per 4-5 aziende di consegne e poi queste login teoricamente potresti darle a qualcuno che magari è una cosa non potenzialmente fattibile. Chi vuole fare il furbo può fare il furbo, sì. Ognuno, esatto. Ovviamente se in questo momento prende e di sua spontanea volontà dà il login a qualcun altro, sbagliando si assumerà nel caso la responsabilità di quello che fa. Ovviamente se ci fosse la possibilità da parte dell'azienda di riuscire a capire questa cosa, conviene. Voi avete comunque un vostro ranking, avete una vostra diciamo posizione, una vostra diciamo credibilità legata anche a come vi può valutare positivamente o negativamente il cliente. No, c'è poca chiarezza sulla votazione del cliente, cioè il cliente deve specificare perché dà un voto negativo e il nostro voto negativo incide solo se effettivamente riguarda il cibo o la nostra professionalità. Ok. Io quello che ho sempre chiesto è più diciamo trasparenza in questo, cioè sbaglio, il cliente dice dove ho sbagliato, l'azienda mi riferisce l'errore, quindi dovrebbe essere una cosa un pochino più limpida. Tu lo ricevi invece diciamo in modo passivo, non hai modalità lo ricevo, poterlo contestare, ma nemmeno capire nel dettaglio che cosa è andato male. È difficile poter dare una propria difesa, perché se il cliente ti dà un voto negativo tu in questo caso te lo prendi. Certo.